Tutto pronto per San Valentino? Noi siamo ancora all'antipasto. Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Ciao a tutti e benvenuti qui in questo meraviglioso canale dove veramente anche l'antipasto è un piatto ricco e... Ma dimmi, è bellissimo. Sei senza occhiali per fare il conquistatore? No, sono senza occhiali perché li ho dimenticati e quindi a stento riesco a vedere l'anteprima. Ma noi andiamo avanti e parliamo di antipasto. E io che pensavo volessi mettere in primo piano i tuoi occhi blu, ma forse ci, ti sei svegliato vedendo, da poco. No, non ci sto vedendo assolutamente nulla. Bene, quindi oggi cosa prepariamo? Un simpatico antipasto, posso dirlo, elegante. Elegante, molto gourmand, molto stimolante dei sensi. Diciamo che è un antipasto che passione, per la passione di San Valentino. E allora spostiamoci in cucina e andiamo a vedere come si prepara il nostro antipasto. Che passione. Ed eccoci con gli ingredienti del nostro antipasto che passione, un mix di sapori freschi e chiusi che creano un tondo armonico perfetto al palato. Sì, questo è un piatto un po' orientale finlandese. Ma quando mai? È un piatto con tipicità italiane, ci servirà un pezzetto di un buon caprino. Ragazzi, qui non vi do ingredienti pesati perché dipende da quanti ne fate, perché in realtà vi servirà un raviolo, una cucchiaiata di caprino, un goccino di burro, quindi dipende da quanti ne farete. Quindi cosa ci servirà? Innanzitutto un bel tortellone ai carciofi, quindi dei tortelloni ai carciofi, quindi un cucchiaio o una fettina di caprino. Poi un pezzettino di un pecorino, se pepato ancora meglio. Un pezzettino di burro per soffriggere il raviolo. Un carciofo, io vi consiglio questi, i carciofi alla romana. Sì, i carciofi alla romana della Lidl sono buonissimi e sono soprattutto bellissimi esteticamente, sodi, turgidi, ma soprattutto molto molto buoni al palato. Quindi un pizzico di miele, miele fiori d'arancio ci sta benissimo, ma anche il miele di castagno ci sta molto bene. Sì. Io ho questo nostro siciliano fiori d'arancio, ma ognuno potrebbe tipizzare questo piatto con il miele della propria zona. E allora cominciamo subito. Come prima cosa mettete sul fuoco l'acqua a bollire con un po' di sale perché dobbiamo scottare i tortelloni. Immergiamo i nostri tortelloni, uno per ogni commensale, in acqua bollente. Io ne faccio un po' di più perché faccio anche il primo piatto, ma voi non fateci caso. Nel frattempo in una padella facciamo sciogliere un po' di burro. Un minuto di cottura per il nostro tortellone, quindi a metà cottura esatta lo scolate e lo ripassate nel burro fino a quando non fa una buona crosticina. Non appena hanno fatto la crosticina da una parte, girateli dall'altra. Perché l'esterno deve risultare un po' croccante. Ok, a questo punto hanno fatto la crosticina, tiriamo via dal fuoco, spostiamoli dalla pozzangherina di burro e andiamo a comporre il piatto. Come prima cosa tiro fuori un carciofo. Guardate la bellezza di questi carciofi interi che adesso io dividerò a metà. Sono belli sodi, tengono il taglio, non si spappolano. Potete tirarli fuori dalla boccia senza paura di romperli. Sembra una rosa. È vero, sono bellissimi. Quindi procediamo con la composizione del piatto. Dipende se vi piace la parte del formaggio un po' più dura o se vi piace morbida. Io la amo, quindi la metterò sul piatto. Se invece vi piace soltanto la parte cremosa del caprino, con una cucchiaiata prendete solamente il centro.
Quindi caprino alla base. Caprino al centro. Prendiamo un bel raviolo e lo poggiamo su. Carciofo da un lato e carciofo dall'altro. Oh, bellissimo. Tagliate sottilmente del pepato. Questo è a mezza stagionatura, non è né troppo stagionato né poco stagionato, né fresco. Quando ha quella lacrima di sudore tanto sapida, perfetto. Voilà. Quindi insaporiamo. Mi viene insaporire i carciofi. Sì. E da ultimo un po' di miele. Quindi vai a creare quella nota dolce che va in contrasto. Che è buonissima, ragazzi. Giusto una lacrimina di miele, basta, così. Basta. E la cena di San Valentino inizia nel migliore dei modi. Divertitevi ad assaporare contrasti come ci sono nelle coppie e grandi armonie come quelle che si ritrovano nelle coppie. Mamma mia, che sei poetica! Madre, madre! Vi lasciamo le foto! Buon San Valentino! Bene, avete visto che simpatico questo antipasto? Fai come paura, dire? Come dire? È un antipasto ricco di vari gusti, dolce, salato, il forte del formaggio, i tutti gli odori, insomma è un antipasto che stimola i sensi. Stimola i sensi e mi raccomando, stimolate anche voi i sensi per San Valentino, eh? Ma solo per San Valentino, marito? No, per tutto l'anno stimolate i sensi e basta. Basta, e allora basta, basta. Va bene? Mi raccomando, preparate cose buone non soltanto per San Valentino. Io per esempio questo antipasto qui l'ho fatto per Capodanno ed è piaciuto tantissimo, quindi è un antipasto che noi vi proponiamo per San Valentino per le cene più eleganti e romantiche, ma che va benissimo per qualunque occasione voi vogliate coccolare il vostro lui o la vostra lei. Quindi buon amoroso antipasto a tutti e noi ci vediamo sempre qui sulle vostre tovaglie. Ciao. Ciao.